piano. Senti, c'è un ragazzo che già conosci, che è immune, sì, è corretto. Io so che lui ha chiesto, ciao, so che lui mi è andato chiedendo di te in tutti i modi, e che tu a un certo punto, non so se tramite, rimane o non rimane, visto che già lo conosci. Sì, sì, ok. Puoi sedere? Sì. Ciao, Giano, 32 anni, vengo da Bari. Lavoro come responsabile di zona per un'azienda che produce sigari. Sono uno sportivo, condivido nello sport l'egoismo e credo che sia importante trasmetterlo anche nella vita quotidiana. Oltre ad essere un'ottima alternativa a quelli che sono quei vizi che colpiscono gli adolescenti. Sono qui perché ovviamente ho una certa... è ovvio che il discorso estetico, insomma, attrae, ma non è assolutamente tutto, insomma, nella vita. Cerco e spero nella mia anima gemella essere bella oltre fuori, deve essere anche dentro. Quindi, insomma, spero che possa essere un'occasione per conoscersi meglio. Grazie. Rimane o non rimane? Sì, rimane. Ti faccio sedere, l'altro ragazzo. Adesso non puoi dire niente, ma cosa ho detto? Sì, io detto sono d'accordo per il primo ragazzo, anzi temevo che tu nella tua follia magari il ragazzo che ce l'hai, quello con la giacca. Tanto il ragazzo rasato può sedersi. Infatti sono stato un attimo in panico perché lo guardavi e dovevi dire sì, lui sì, lui sì, lui sì, no, no, sì. E invece aspetti sempre magari l'imbocco di Maria, allora parla anche un ragazzo con l'imbocco di Maria. Sì, io perché se non ti invitasse a vedere gli altri ragazzi, tu eri lì, statica. Invece un ragazzo come il primo lì, ti pare? Fai stufata. Ma hai detto fai passare. No, 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 no,